chiaro, dipende dagli avversari. Ci deve interessare relativamente, non è una partita difficile anche mentalmente proprio per questo tipo d'aspetto, però noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada. E se questo basta, meglio, se questo non basta vuol dire che abbiamo centrato obiettivi intermedi e che abbiamo gettato delle basi. La partita è difficile sotto tutti i punti di vista, una squadra avversaria che ha qualità di palleggio è una delle poche che riesce a toglierci il possesso della palla per lunghi periodi di tempo nelle partite che facciamo contro, e giocano con un modulo che per noi è sempre stato problematico, quindi è una partita difficilissima. Noi in questo momento siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma vorremmo arrivare in fondo al campionato continuando come abbiamo fatto, perché lo riteniamo una base di inerzia e di convinzione per proseguire a fare bene. Mertens ha rinnovato il contratto, lo speravamo tutti, lo speravano tutti, è una bella notizia per Napoli, per i napoletani. Sono contento, però in questo momento la mia testa pensa solo ed esclusivamente alla Fiorentina, e in questo momento questo per me è una notizia di contorno di cui sono soddisfatto, ma penso assolutamente agli avversari. Noi vogliamo tutti i record che Napoli può fare in questa stagione, se questo ci consentirà anche di recuperare un posto in classifica meglio, se questo non lo consentirà. Abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare e ci siamo presi delle grosse soddisfazioni. Stop. Allan è in dubbio sicuramente, perché un affaticamento muscolare, ora siamo a 30 ore dalla partita, è chiaro, lo mette in dubbio. Non sembra sia una problematica molto grave. Molto probabilmente non ci sarebbero rischi enormi neanche andare a rischiare, però questo lo valuteremo nell'allenamento di domattina. Vediamo se è il caso di andare a correre un rischio o se non è il caso di andare a correre un rischio. Io riesco a pensare solo step by step, in questo momento penso alla Fiorentina. Di mezzo al Torino, mica ti e riguardandoti bene anche la cravatta mi sembra in tono con la partita piace? Di domani. E non hai capito la provocazione? Non riesco a avendo una partita da affrontare dopo pochi giorni a pensare alla soddisfazione della precedente. Siamo diventati come Renzo Arbore, si finisce sempre un catalano, cioè, mi sembra evidente anche che chi ha più soldi possa comprare la macchina più lussuosa, cioè caratterialmente sono quasi sempre, lo allenavo in Serie C, ho sempre gli stessi grossi difetti, ogni tanto mi incazzo, ogni tanto uso un linguaggio che non dovrei usare, e quindi penso in merito sia esclusivamente di questo tipo di gruppo. Io nel gruppo avevo problemi enormi, pur essendo lo stesso, quindi vuol dire che i gruppi erano diversi. Con questo non ho avuto problemi e ti garantisco che non è difficile gestire i grandi giocatori, è difficile gestire le prime donne in Serie C.